Alle mie spalle vedete la tribuna dello Stadio Nanni. Io ovviamente vi sto parlando da dentro lo Stadio Nanni. Siamo a Bellaria, Bellaria, realtà storica, è nata nel 1956, la Bellaria Igea Marina 1956, ma c'è da dire anche che qualche stagione fa la prima squadra del Bellaria si trovava protagonista nella vecchia C2, poi trasformatasi in seconda divisione. Cosa è successo? Come data storica prendiamo quella di giugno 2019. Perché dico questo? Perché finalmente, dopo tanto darsi da fare da parte di molte persone di Bellaria e della stessa Igea Marina, finalmente si è trovata un'intesa. Giugno rimane una data storica perché i dirigenti dell'allora Bellaria e i dirigenti dell'allora Igea hanno trovato un'intesa per unire le proprie forze e formare qui a Bellaria un'unica realtà locale che prende il nome per l'appunto di Bellaria Igea Marina 1956. Si è partiti dai primi calci fino ad arrivare alla Juniores. Oggi il Bellaria ha un settore giovanile davvero invidiabile, sono circa 500 le unità che occupano appunto la casella delle iscrizioni. Chi affidare allora la guida tecnica di una squadra così importante, che può essere anche un rischio per quanto riguarda appunto il lancio dei giovani qui del posto, a un esperto come Luca Fusi? Luca Fusi non ha bisogno di presentazioni, ha vinto uno scudetto storico con Diego Armando Maradona, è stato protagonista con la Juventus, è stato protagonista con la maglia del Torino, ma soprattutto era uno di casa, essendo stato qui protagonista con il Bellaria anche come allenatore quando l'allora Bellaria militava nel campionato di Serie C2 seconda divisione. Oggi qualcosa è cambiato, ci sono tutte le strutture messe a disposizione per i tantissimi iscritti, a noi non ci rimane altro che scoprire questa piacevole realtà. Per quanto riguarda i ragazzi, quest'anno quanti sono esattamente e che giorni appunto vi dividete il lavoro per quanto riguarda gli allenamenti? Sì, i ragazzi quest'anno sono un gruppo di 35-36 bambini. E siamo in tre istruttori che dividiamo 10-12 bambini per istruttore e lavoriamo sempre a gruppi separati e poi li facciamo girare nei vari esercizi che prepariamo per la seduta di allenamento tre volte a settimana, lunedì, mercoledì, venerdì. È un campo, una struttura davvero adeguata, no? Penso che anche i bambini, gli stessi genitori siano felici proprio di vedere i loro figli esprimersi in terreni da gioco come questi. Certo, i bambini sono molto contenti anche perché lavorando su campi sistemati bene, questo è merito di chi gestisce, fa il lavoro sul campo, gestisce il campo come lavoro del terreno, e anche i genitori stessi sono molto contenti di vedere i figli che arrivano a casa soddisfatti. Qual è l'obiettivo tuo a livello di allenatore, assistente, se così vogliamo anche definirti, per quanto riguarda questa stagione agonistica? Allora, il mio obiettivo rimane sempre quello di, prima di tutto, noi siamo istruttori educatori, è quello di formare il ragazzo a livello comportamentale, sempre nel rispetto delle regole, nel rispetto dei compagni, nel rispetto soprattutto quando si va a giocare anche degli avversari. E, diciamo che per me è una gran soddisfazione stare in mezzo a questi ragazzi, perché ogni più passa il tempo e più si vedono i miglioramenti, e per me è una gran bella soddisfazione. Gestire 35-40 ragazzi immagino che non sia facile, come vi distribuite il carico lavorativo durante la settimana? Allora, durante la settimana organizziamo il lavoro con dei gruppi da 10, 12, 13 ragazzi a testa, li gestiamo, li giriamo in varie stazioni tecniche, coordinative, giochi di posizione per la gestione della palla, se riescono, alcuni sì, alcuni no, come è giusto che sia nelle nostre categorie, cercando di migliorarli. Ecco, tutto qua. Per quanto riguarda il divertimento dei ragazzi, vedo che unite un allenamento, prima ovviamente la parte tattica lavorativa e poi la cosiddetta partitella finale. Come rispondono soprattutto i bambini durante le fasi di allenamento? Ragazzi, per adesso abbastanza bene, direi, seguono con impegno, con voglia, le esercitazioni sono anche abbastanza ludiche, simpatiche e interessanti, chiaramente a volte si cerca anche di stimolare il gioco, quindi partitine, partitelle, numero ridotto, 3 contro 3, per cercare anche di invogliarli al gioco e al movimento, che penso sia la cosa principale a questa età, perché molti di loro sono abbastanza restii nel fare queste cose, diciamo.
E quest'anno tu hai, diciamo, un doppio incarico, ti stai divertendo come le altre annate, ancora di più? No, io ho preso la cosa di petto, diciamo, sono un bellariese doc e quello che è successo quest'estate sicuramente è stato un fatto positivo, sicuramente l'allargamento dei numeri, l'allargamento del bacino di utenza, l'allargamento della società e la costituzione di questa appunto società unica in un paese che è da anni Bellaregia Marina, comune unico, mi sembra più che giusta e più che logica, con i problemi e le problematiche che ci sono dappertutto, sia ad ogni livello. Cercheremo di migliorare i nostri problemi se ce ne sono, cercheremo di collaborare nel miglior modo possibile, anche contro a certe parole che, come da tutto il mondo e paese, ci sono e ci saranno sempre in questo mondo, diciamo. Però noi andiamo avanti tranquilli, se sbagliamo pazienza, però ci proviamo. Quest'anno sono ancora con il 2008, do una mano anche al 2011, dai, siamo contenti così. Questo è il suono qua a Bellaria, e poi abbiamo fatto la fusione adesso, è cresciuto il numero di bambini. Siete contenti, immagino, c'è più lavoro, però è bello. Ma per noi è una soddisfazione, perché sono tanti bambini, sia in tutte le categorie, c'è da lavorare tanto, però è quello che ti piace e siamo qui per loro. Tutti questi bambini, mi dicevi l'anno scorso, prendendo ovviamente sempre dalla tua terra natia, si balla il samba, no? Quest'anno lo balliamo il samba negli allenamenti con loro, sì o no? Ma io spero che sì, perché vengo da Brasile, dove giocare a calcio è giocare con la musica. Io spero di arrivare anche qui in Italia a questo lavoro. Con loro ti stai divertendo, penso, tantissimo, no? Ti mettono proprio voglia di arrivare qui al campo da gioco e allenarli, immagino. Ah, io sì, arrivo prima, perché veramente allenare con loro è la cosa più bella che c'è. Io sono contento, sono felice di stare sempre a fianco a loro. Senti, che consiglio ti senti di dare a questi ragazzi così piccolini? Ah, un consiglio che do a loro è di lavorare tanto per arrivare un giorno a fare un provino in una squadra di Serie A, o se non giocare una Serie A, una Serie B, perché solo l'allenamento può dare soddisfazione. Dai, mandiamoli anche in prima squadra a Bellaria un po', dai. Ma anche in prima squadra, speriamo di arrivare, sarò il primo a essere contento. Paolo, ti ritroviamo a distanza di un anno dall'ultima intervista, dove eravamo stati protagonisti qui con fase di crescita. Le tue emozioni quest'anno, perché finalmente è arrivata una fusione storica, chi meglio di te ce la può raccontare? No, finalmente le due società di Bellaregia Marina si sono unite, e questo ha dato la possibilità a tutti i bambini di Bellaregia Marina di vivere un'unica esperienza. Questo fa sì che in un'unica società girino una media di 400-450 bambini, che è una cosa eccezionale, penso, per il territorio riminese. Noi siamo partiti quest'anno e vogliamo fare un grande lavoro, sia dal punto di vista tecnico che educativo. Grazie anche all'arrivo di Fusi, di Luca Fusi, che è, diciamo, il nostro punto di riferimento, cerchiamo di dare questo significato sia educativo che tecnico a questo numeroso gruppo di bambini. Senti, appunto, prendendo anche la figura di Luca Fusi come riferimento, Bellaria quest'anno può crescere ulteriormente. Parlavo prima con Aragao, sono aumentati notevolmente i bambini rispetto all'ultima edizione e aumenta piacevolmente il lavoro, possiamo dirlo? Sì, sì. Aumentando il numero di bambini chiaramente aumenta anche la qualità delle squadre. Noi dobbiamo lavorare su questo, dobbiamo permettere sia al bambino più bravo di migliorare, ma dobbiamo anche pensare che dobbiamo migliorare tutti i bambini, dal più bravo al meno bravo. Poi alla fine dell'anno tireremo le somme. Il nostro punto di riferimento comunque deve essere quello che è l'aspetto educativo, perché avendo a che fare con 400 bambini si ha a che fare con 800 genitori, e la questione è lì, la questione complicata è quella lì, il rapporto con i genitori, che è sempre quello più difficoltoso, perché quei bambini, meno male, quando si fanno giocare, si fanno divertire, tutto rimane nella norma. Il genitore invece qualche volta fa qualche volo un pendalico di troppo, quindi bisogna cercare di mantenerli coi piedi per terra.
Naturalmente l'educazione deve essere sempre la prima cosa, sia da una parte che dall'altra. Quando si avvicinano i bambini per provare questo sport, Paolo, come si fa a cercare appunto di invogliarli a calciare un pallone? Per chi, diciamo, si avvicina per la prima volta a questo sport? Diciamo che questo è un problema poco vissuto, perché i bambini appena gli fai vedere il pallone lo vorrebbero calciare immediatamente, forse è un'attrazione proprio naturale che hanno i bambini verso la palla, poi che sia una palla da calcio, una palla da basket, una palla da pallavolo, è comunque una palla, quindi noi ci spetta solo inizialmente, soprattutto per le squadre che alleno io, di cui sono anche responsabile, di portare il bambino ad un aspetto motorio generale, poi con l'andare del tempo sarà il bambino a decidere poi se il suo futuro è la pallavolo, la pallacanestro o il calcio stesso. Noi cerchiamo di lavorare prima di tutto dal punto di vista motorio, poi è chiaro che tutti gli sport girano attorno a questa caratteristica qui. I bambini che hanno una buona movenza motoria hanno meno difficoltà nello sport, questo è normale. Paolo, una cosa bella che avete sempre avuto qui tra Bellaria e Igea sono le strutture, a maggior ragione quest'anno con questa finalmente unione delle due forze si riescono a distribuire meglio anche le squadre sui vari terreni da gioco. Diciamo che questa è una forza in più anche per indurre chi si avvicina per la prima volta a Bellaria e chi non la conoscesse appunto a iscrivere il proprio bambino. Adesso con l'unione gli impianti sono numerosi, è tutto di prima qualità. È chiaro che comunque per il primo anno organizzare un giro di bambini così notevole è abbastanza complicato. Insomma, noi stiamo lavorando, problemi ce ne sono, è inutile nascondersi dietro un dito, nel senso che problemi organizzativi, soprattutto il primo anno, qualcuno ci sarà, non è che possiamo essere perfetti subito. Noi stiamo lavorando con molta umiltà per cercare di eliminare tutti questi piccoli problemini che ci sono. Dal punto di vista degli impianti, niente da dire, il comune ha fatto un grosso lavoro e quindi ci ha messo a disposizione quasi 5 campi. E, insomma, allora, penso che una struttura così non ce l'abbia nessuno, insomma, neanche, molto probabilmente neanche la Rimini Calcio, che è una delle società professionistiche dell'Emilia Romagna. Allora non me ne rimane che dirti buon divertimento. Grazie altrettanto. Siete in tantissimi qui ad allenarvi, quanti sono innanzitutto i giocatori della tua squadra? Dici un po' qualche curiosità. I giocatori della mia squadra in teoria sono 38, oggi però siamo 31, ne manca qualcuno tra infortunati e tra impegni vari. Senti, sentendo anche i tuoi colleghi, è bellissima questa fusione che finalmente si è fatta tra due società vicine, però richiede molto più tempo lavorativo. È un piacere da una parte, però un impegno maggiore dall'altra, no? Sì, sì, è un impegno che però lo facciamo con piacere perché abbiamo a cuore comunque i ragazzi e la società. Io almeno ho abbracciato questo progetto da quest'anno perché vengo da un'altra società, però mi sembra che ci siano i presupposti per far bene, poi solo il futuro sopra dirci. Senti, come si sviluppa un allenamento di solito per una squadra giovanissima come la tua? Per una squadra così giovane noi cerchiamo di mettere il gioco in primo luogo, gli schemi o le tattiche non le consideriamo perché a questa età bisogna curare l'aspetto ludico e cercare di far divertire i ragazzi, anche perché arrivano tutti dal dopo scuola, dal rientro pomeridiano e sono già stressati di loro. Se poi ci mettiamo a gli fare anche tattiche che non gli servono in questo momento, li snerviamo e basta. Quindi cerchiamo di mettere il gioco in primo luogo. Senti, come funziona invece per quanto riguarda la loro categoria? Ci si dia qualcosa in più rispetto a fare un campionato, un torneo tra di loro? Come si sviluppa questa stagione? Fanno un campionato provinciale a 7 e è appena iniziato e per ora stanno andando molto bene. Io non considero il risultato, quindi non ti dirò se hanno vinto o perso perché non lo so nemmeno io, però diciamo che siamo partiti col piede giusto e si stanno divertendo molto, è quello l'importante. A livello di allenatore quanto ti carica avere un'esperienza del genere con bambini così piccoli? Beh, diciamo che arrivo a casa stanco la sera, anche perché è una vita parallela quella dell'allenatore, perché mi occupo anche di altro,
nella mia vita, quindi diciamo che è un bel carico di stress, però comunque sia torno a casa felice tutte le sere. In conclusione, cosa ti aspetti a livello personale da questa nuova tua esperienza? Ma a livello personale sarà sicuramente una grande esperienza, perché al di là dell'aspetto tecnico noi cerchiamo di comunque sia essere dei punti di riferimento anche per quanto riguarda il comportamento e la vita di questi bambini, perché sono delle spugne e tutto quello che assorbono nel bene o nel male rimarrà in loro, quindi dobbiamo cercare di essere dei grandi esempi e speriamo di poterlo essere. L'importante è che si divertano. Appunto, no, l'importante è che si divertano. Auna Arredamenti è un'azienda leader nella progettazione e produzione di ambienti su misura per attività commerciali, quali hotel, bar, ristoranti, negozi, uffici e residenze private, realizzando sia opere parziali che chiavi in mano. Grazie all'esperienza maturata al fianco di grandi committenti internazionali, si propone come partner ideale per imprese e professionisti che operano nel settore del contract. Qualità progettuale, realismo operativo ed efficienza realizzativa. Vi aspettiamo nella sede operativa, zona industriale, via Giovanni Santi 18, Fanano di Gradara. Ciao, sono il dottor Matteo Lazzarini. Vuoi tornare a sorridere in 24 ore? Con gli impianti a carico immediato, se il caso lo permette, potrai tornare a sorridere in un giorno solo. Vieni a trovarci, ti cureremo con le più moderne tecnologie, la TAC 3D, il microscopio di laser per la cura della piorrea, lo scanner intraorale per le impronte senza pasta. E allora, non andare all'estero a curarti, scegli i medici italiani, scegli noi, vieni a trovarci. IGF Forni Italia propone una vasta gamma di tutte le misure di macchine alimentari, forni pizza elettrici, impastatrici, stand di pizza, barbecue, griglie in pietra lavica, cuocipiada, mixer tritacarne, affettatrici e sfogliatrici per pasta e pasticceria. Siamo in località Pianacci a Pietracuta di San Leo. Potete consultare i nostri prodotti al sito www.igffornitalia.com o contattarci allo 0541 92 3453. Starter Green dal 2000 fornisce garden, vivai, aziende agricole, giardinieri e manutentori, specializzata nella cura del manto erboso, delle piante fiorite da orto e da giardino. In ambito sportivo provvede alla manutenzione e al trattamento dei campi da gioco. Ci trovi anche online al sito startergreen.it. Inoltre, Starter Green presenta il nostro prodotto top, Starter Trico K. Vi aspettiamo nella nostra azienda. A San Leo vi aspettano i prodotti esclusivi del territorio, come le carni e i salumi del Grigione, saporiti, particolari e soprattutto sani. I nostri prodotti non sono industriali, ma arrivano direttamente dalle nostre campagne. I nostri grigioni sono seguiti secondo gli standard biologici, curati con metodi naturali e alimentati con cereali prodotti in azienda, in modo da rendere i prodotti unici e indimenticabili. Di qualità superiore, come i nostri prosciutti etichettati con numero progressivo stampato a fuoco. Il Grigione, perché il Grigione è... È una scoperta dell'antico. Con noi più sapori sulla tavola. Parola di Giuseppe Gabrielli. Alca Servizi è specializzato nell'outsourcing qualificato della funzione logistica, nel servizio di facchinaggio, di trasporto, di produzione, ricerca del personale e pulizie civili e industriali. Noi di Alca Servizi offriamo ai nostri clienti gli strumenti per beneficiare di una maggiore flessibilità e una significativa ottimizzazione nella struttura dei costi aziendali. Per maggiori informazioni consulta il sito alcaservizi.com. Alca Servizi, la tua fiducia è nelle nostre mani. Credi davvero che bastino poche parole per trasformarti in un romagnolo doc? Al ristorante Brusarul da sempre esaltiamo la nostra bella Romagna nel modo più genuino. Prova i nostri piatti a base di pasta fatta in casa e le nostre pizze cotte nel forno a legna. Ti imbota il nostro motto. Da sempre offriamo qualità. Siamo attrezzati di ampio parcheggio esterno e isola per bambini. Ristorante Brusarul, via Sant'Arcangiolese, Poggio Berni.
Info 0541 68 81 80 o brusarul.com. Romagna Sport, il primo sito sportivo in Romagna. In tutto. Ettore Faidi, allora, preparatore del settore giovanile, innanzitutto quest'anno, come chiedevo ai tuoi colleghi, c'è parecchio lavoro in più, però è un piacere visto l'unione di queste due società. Sì, perché ci siamo trovati con un mucchio di ragazzi e per la prima volta mi sono trovato, rispetto a tanti anni passati, dove sempre altre società dove ho allenato i portieri, che era fatica a rimediare i portieri. Invece quest'anno abbiamo potrei fare, diciamo, normalmente fare le partitine come un allenatore della squadra normale, perché ci troviamo dei 10 portieri, 11 per 12, 13 portieri, per fortuna abbastanza vicini come età di nascita, e loro riusciamo a lavorare. Poi sai, con l'esperienza, io sono insegnante di questione fisica, sfrutto lo spazio qua e la metodologia che posso avere con una classe in palestra. Quindi riesco a tenerli anche sul piano comportamentale, riusciamo a rimediare a questo problema, perché se no dovrei stare qua tutta la settimana e tutte le ore del pomeriggio dividendo i portieri in base alle capacità, in base all'età, e creerebbe un mucchio di problemi, insomma. Ettore, ti ho conosciuto, ho avuto questa fortuna nell'esperienza che abbiamo fatto insieme a Sant'Arcangelo, anche quando appunto i gialloblu si trovavano in Serie C. Della tua esperienza raccolta in tutti questi anni, mi parlavi per l'appunto prima di 13, 14 portieri addirittura presenti oggigiorno qui nel settore giovanile. Sì, è logico che sul piano, come, di lavoro non è l'ottimale, perché... Però finché parli di bimbini, diciamo ragazzini di 10 anni, 11 anni, 12 ci sta. Dopo se vai verso i giovanissimi e verso gli allievi, cominci a lavorare con un numero di 5, 6 massimo portieri e si fa qualcosa. Se sono tutti allo stesso livello come attitudini, diciamo. Se invece trovi qualcuno più indietro, già con 5 fai fatica. Però riesci sempre, dai, un po' con l'esperienza che ho io scolastica, riesco a rimediare. Logico che divido un po' l'intensità, uno, quello più bravino, lavora intensità maggiore, con minor tempo a disposizione, l'altro c'ha un po' più di tempo e l'intensità minore, diciamo, di lavoro. Però è un'esperienza che c'è anche Sant'Arcangelo all'inizio, abbiamo avuto lo stesso problema, insomma, ci siamo trovati, perché purtroppo qual è il problema? Il tempo è poco, e a livello finanziario ancora di meno, e cercano di restringere, e dopo si crea questa problematica, insomma, molti bambini da dividere in due volte o tre volte settimanali. Qui quest'anno, visto che io sono andato in pensione finalmente, col primo anno di pensione alla scuola, vengo con piacere, oltre ai 3 giorni pattuiti, diciamo, da contratto, ho messo a disposizione un altro pomeriggio che vado a Bordocchio. Quello è il mio piacere, diciamo. E ti fa onore. E volevo chiederti questo, in virtù, per l'appunto, come ti dicevo prima, della tua esperienza, oggi il portiere ha bisogno di avere soprattutto personalità, lo vediamo anche con elementi Serie A, portieri giovanissimi, sì, come Donnarumma, tutto quanto. Il portiere di oggi deve essere, se facciamo un esempio, tornando indietro negli anni, che tecnicamente e calcisticamente potrebbe essere il libero degli anni 60, è il libero. È quello che dirige la difesa, lui vede tutto, non ha problematiche di dover controllare la palla quando sta giocando i suoi compagni davanti, può aiutare il compagno di difesa e guidarlo verso un altro reparto di gioco, quindi vede tutto e può dare un consiglio ai suoi compagni di squadra. Solo che se come portiere, come carattere tuo personale, non hai questa indole, diciamo, di parlare, di essere un po' timido, fai fatica, insomma, oggi devi partire da parlare, non a vanvera, non fare casino, diciamo, però per guidare i compagni, capito? E aiutarli, perché se c'è un centrale difensivo in difficoltà e sa che ti può appoggiare la palla a te, gli dai un grosso sollievo, insomma, aiuti i tuoi compagni di difesa, gli aiuti sul piano, si può dire, non gli crei problematiche di dover gestire la palla, capito? Mister, avendo i Pulcini 2009, quindi è un'annata molto giovane, come si sviluppa un allenamento qui allo Stadio Nanni con loro? Gli allenamenti sono abbastanza completi, in quanto iniziamo con un gioco iniziale, procediamo con la tecnica analitica, poi partiamo con la parte situazionale e concludiamo con la partita a tema più la partita finale.
ovviamente centrando obiettivi tecnici che riguardano i fondamentali tecnici del gioco del calcio. Sono predisposti già subito a calciare la palla invece che allenarsi? Sicuramente, noi per ogni ragazzino abbiamo come minimo un pallone a testa, quello non manca mai, sono tutti esercitazioni con la palla anche per coinvolgerli molto e farli divertire. Cerchiamo di nelle nostre esercitazioni di non fare file molto lunghe, di ridurre i tempi di attesa in modo da sfruttare al massimo le 2 ore di allenamento che facciamo. Ecco, questo è importantissimo, hai fatto bene a ricordarlo. Secondo te sono più predisposti a venire al campo, ad essere attenti, a giocare con il pallone, oppure sono diciamo distratti anche loro dalla tecnologia odierna, che può essere un semplice cellulare o una PlayStation? Chiaramente la vita e la società è cambiata un po' per tutti. Noi allenatori, consapevoli di questo, dobbiamo essere bravi a coinvolgerli molti nelle attività che facciamo. Evitare molto i tempi morti, seguirli quasi individualmente, siamo 3 allenatori per un gruppo di 47 pulcini, quindi i ragazzi al massimo possono essere 14-15 a testa. Poi anche nelle partite noi cerchiamo di convocare sempre dai 13 ai 14 ragazzini in modo da farli giocare tutti, in quanto il nostro campionato prevede una partita dove possano giocare 7 giocatori. Un tempo lo devono giocare tutti, il terzo tempo adottiamo i cambi liberi, ad ogni modo noi tutti i nostri ragazzini cercheranno di giocare sempre in maniera equilibrata ed equa a tutti. Gianluca, innanzitutto mi diceva il tuo collega Fabio che sono tantissimi i pulcini del 2009, anche per te un importante lavoro quello di quest'anno, perché in fatto di iscrizioni per via dell'unione che c'è stata ai 2 club ci sono tantissimi bambini in più rispetto all'ultima edizione, no? Sì, il numero dei ragazzi è cresciuto notevolmente, è vero anche che la società è cresciuta di conseguenza, quindi diciamo che un gruppo noi abbiamo 49 ragazzi adesso con il 2009, però siamo in 3 mister, quindi comunque riusciamo a gestirli abbastanza bene durante l'allenamento e ad organizzarci per le varie partite che ci sono del campionato, perché poi comunque abbiamo indicativamente 3 partite a settimana, perché avendo 3 squadre iscritte ai campionati. Però diciamo che insomma i bambini riescono a giocare un po' tutti e l'allenamento fatto così si riesce a fare in modo abbastanza valido. Senti, mister Graffini mi diceva che siete molto bravi, nel senso che per tenere sempre viva l'attenzione dei bambini, e questa non è una cosa facile, infatti vi faccio i complimenti, cercate di non creare mai momenti morti durante l'allenamento, perché anche loro, immagino che essendo il 2009, quando entrano in uno stadio come questo, vedono un pallone, la prima idea è quella di andarla a calciare e non certo. Di proiettarsi sull'allenamento, no? Sì, sì, no, infatti noi è praticamente un lavoro, nel senso che arriviamo un'oretta prima dell'allenamento, prepariamo già tutto il campo sia per gli esercizi che faremo durante l'allenamento, che sono di vario genere, e sia anche i campi per le partite finali comunque durante l'allenamento, in modo da, ecco, da non avere pause, da dover togliere il materiale e preparare poi i campi. Cerchiamo di organizzarci prima in modo sì da avere tempi morti praticamente zero durante l'allenamento e fare, anche perché diventerebbe abbastanza confusionario poi tenere tutti i bambini mentre prepari le altre postazioni e così via, quindi cerchiamo di organizzarci per tempo, ci sentiamo fra noi 3 per preparare gli allenamenti, per fare in modo, insomma, ecco, da rendere l'allenamento anche piacevole, visto che comunque sono bambini e la prima cosa è che devono divertirsi. Ah!